L'obiettivo è porre la prima pietra del Parco della Memoria che sorgerà nello spazio di Piazzale Paoli per il decennale del sisma che ricorre ad aprire. Il parco è stato ideato da Manfredo Gaeta e Annalisa Di Luzio, vincitori del concorso per la progettazione. Sarà un parco da 7.800 metri quadri. Il livello più alto sarà piano strada e si unirà con la Villa Comunale e con Piazzale dell'Emiciclo. A livello intermedio ci sarà Piazza 6 Aprile con dei ruderi a ricordo e nella quota più bassa una fontana monumentale con obelisco. A spingere affinché si inizi presto il progetto, che ha suscitato anche qualche polemica tra alcuni residenti per l'impatto sull'area, Antonietta Centofanti, rappresentante del Comitato Familiari Vittime della Casa dello Studente. Mi risulta che siano state poste in essere tutte le procedure per dare l'avvio alla realizzazione vera e propria, insomma. C'è il prosieguo di quanto già deliberato dalla precedente amministrazione, che è stata deliberazione accolta in pieno anche dall'attuale amministrazione, quindi c'è la volontà di proseguire e di dare vita a questo Parco della Memoria di cui la città credo abbia assolutamente bisogno. Ma guardi, questo non lo so e francamente non mi interessa, perché era un progetto risultato di un bando espletato, vinto da due giovani professionisti, realizzato, presentato in più occasioni alla città, quindi diciamo a fine percorso porre delle sollevare questioni, spesso anche il carattere diciamo personalistico, no? mi sembra inopportuno. Si procede per la strada maestra e quindi ci auguriamo di vedere posta la prima pietra la notte tra il 5 e il 6 aprile.